Allora, oggi facciamo i mezzi pubblici in Marocco, spieghiamo un po' come funziona qui. Allora, da Gadir, intanto che camminiamo che andiamo verso di là. Qua c'è vento, eh. E mi guardo un po' gli autobus. Vai. Allora, mezzi pubblici in Marocco. Ah, beh, è a sud del Marocco, perché i bus, parliamo dei bus, perché poi se vai nella capitale, Casablanca, ci sono tutti dei tram nuovi, moderni. Siccome me l'avete chiesto, poi io parlavo, ho parlato che ci si muove col taxi. Allora, i bus ci sono. Sono dei bus, questo è uno Scania vecchio. Adesso non so le altre marche. Comunque i bus non sono modernissimi. C'è quell'altro lì. Allora, non sono bus modernissimi e costano veramente poco. Per potersi muovere qui in giro da Agadir, è un city. E per muoversi anche se uno piglia, vuole andare, che ne so, da qui a Casablanca ci sarà il bus, o da qui a Marrakesh o compagnia varia. Io dicevo che non sono molto portato per i mezzi pubblici perché non li uso in Italia, nel senso che non sono tanto di mezzi pubblici e non li uso neanche qui i mezzi pubblici, perché o vado a piedi o mi prenderò un motorino o giro quasi sempre, anzi tolgo quasi sempre in taxi, perché i taxi costano una cretinata. Cioè qui i taxi veramente, nonostante il prezzo della benzina sia 1,40-1,50, però cioè qui dall'oculo dove sto ad arrivare in centro mi costa 80 centesimi, quando sono, anzi qui addirittura puoi condividere il taxi. Ci sono dei momenti in cui condividi il taxi, puoi anche condividerlo con un altro. Cioè siete in due, sali su. Tante volte il taxi si ferma e ce n'è già su un altro. E i taxi costano poco. Costano una cretinata. Cioè, quanto mi costa prendere il bus? Devo stare lì a aspettare il bus. Mi costa 10 centesimi, 15 centesimi. No, perché adesso è arrivato un po' di vento. Adesso questi qua stanno prendendo il bus. Allora, stavo dicendo, posso dopo una vita di lavoro spendere 80 centesimi di taxi al posto di prendere 10 centesimi di bus? Non giro con i bus, giro a piedi o se devo proprio sono stanco prendo il taxi, però i bus ci sono, potete girare. Generalmente, ripeto, i bus sono usati dalla popolazione locale, ok, perché hanno lo stipendio comunque un quarto, un quinto meno dell'Italia, costano veramente poco e se volete girare e siete dei taccagni accumulatori potete venire a girare col bus. Qui dipende un po' dalla zona, cioè, perché per esempio vi faccio un esempio. Cioè, io sono un occidentale, sono qui in Africa e in questo momento c'è un caldo della Madonna. Ma anche Zaccaria, che è marocchino, che sta facendo il video, anche lui in maglietta. Poi ci sono i locali qui che hanno il piumino, le cose, come qua di dietro. Cioè, non capisco come si fa a stare a più di 20 gradi, che io sono sudato. Zaccaria, sono coperti, hanno giacconi, piumini, sembra che hanno quasi freddo. E io sono qui in maglietta, Zaccaria in maglietta, io sono caldo della Madonna. I locali hanno altre abitudini, prendono il bus perché lo stipendio è basso e costa poco. Poi io da occidentale che vengo qui con un potere d'acquisto che 7-8 volte, non lo faccio per cattiveria, non è che non prendo il taxi perché sono cattivo, però costano talmente, certo, uè ragazzi, quando io stavo in Romania prendevo anche io i taxi erano già un pochettino più cari, prendevo anche io il bus, però qui, giustamente Zaccaria, costano veramente poco i taxi.